Salve a tutti ragazzi, eccoci a un nuovo video con l'ultimo personaggio del quintetto base dello Shokugo che mi mancava, ossia di Rukawa. La confezione è come le altre, quella là di Hanamichi e quella di Ryota che vi ho fatto già vedere, ovviamente qui c'è il numero 11. Sul lato qui penso sia il nome, e poi qui si vede l'interno della confezione in trasparenza dove si vede il personaggio e gli altri volti, e quindi andiamo subito ad aprirla. Allora, come si può vedere, abbiamo qui il personaggio, due volti intercambiabili, un pallone, quattro coppie di mani intercambiabili oltre ai pugni chiusi, e poi andremo a vedere più nel dettaglio. Come sempre poi c'è la basetta sotto con i due tipi di aggancio per metterlo come meglio crediamo. Un primo piano del volto, ovviamente come sempre la figura è completamente snodata. E si può metterlo come meglio si crede. È presente un volto urlante. E presenta un volto che guarda di lato. E questo è quello action. Il pallone con l'aggancio e le mani appunto intercambiabili. Tipo questa qui che dà appunto l'idea che dà poi appunto l'idea di palleggiare. Ragazzi, questo è Rukawa nella posa che ho scelto di dare. Devo dire, come sempre, l'action è molto divertente da usare. Devo essere sincero, l'unica cosa in cui ho trovato in questa copia, ho trovato un minor dettaglio, ho trovato un pochettino più, come dire, più rifiniture grossolane. Sempre qui c'è un errore, le mani sono veramente dure 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 da
da inserire e infatti ho dovuto usare il fono, però come potete ben vedere sta in equilibrio poi anche senza la base, quindi diciamo sono comunque contento. Ho finito il quintetto, adesso lo andrò a mettere nella vetrina e niente, ribadisco, se siete appassionati come me di Slam Dunk, sono delle action veramente veramente molto molto belle, e diciamo una media più o meno di 50 euro l'una si riescono a prendere, forse anche qualcosa di meno prendendo direttamente dalla Cina se non si becca ormai la dogana. E quindi adesso vi lascio con il lo metto nella vetrina, con l'ultima farò una panoramica con tutti e cinque, e ci sentiamo appresso sul canale per altri video. Ciao.